Sfida vinta dalla Trentino Dietek, partita portata a casa, quella contro la Lube, Banca Marche e Civitanova, un match importante perché era quello che chiudeva il girone di andata di questa Superlega, decisivo ai fini degli accoppiamenti di Coppa Italia, ma soprattutto un match dalle alte emozioni visto che tornava a Trento per la prima volta da avversario Osmani Wantorena, che si era già visto ma con la maglia dell'Italia, che non è ovviamente la stessa cosa. Per la prima volta si è preso i fischi ma anche gli applausi, perché il calore che trova a Trento Osmani è sempre molto. Una partita dalle due facce, Trento stava perdendo per 2-7, vinti dagli ospiti 25-23, poi 25-21, è riuscita a tornare sotto, prima andando ai tie break e vincendo due parziali al 23-16, poi vincendo lo stesso tie break quando era sotto anche sul 14-11. Gli uomini di Lanza non hanno perso la concentrazione, sono riusciti ad imporsi ai vantaggi 16-14. Bella prova corale, MVP Filippo Lanza. Andiamo a sentire i protagonisti di questo match, compreso Osmani Wantorena, grande ex in campo. Sotto 2-0 andare a vincere a tie break non era semplice, è vero che anche loro ci hanno aiutato un po' su certi frangenti, ma ce lo siamo conquistato tutti. Stavolta è andata bene anche con Verona, è andata bene anche con Modena che poi abbiamo recuperato. Io spero che continui ad andare bene così, non so se sia un'esperienza, sicuramente ci sono giocatori che hanno molta esperienza, vedi Pippo, vedi Mitar. Io non sono tra questi, spero di averla acquisita alla fine dell'anno. Non abbiamo mollato mai, già nella ultima partita contro Verona abbiamo creduto fino alla fine e poi abbiamo girato la partita. Oggi è stata la stessa cosa, siamo stati in un momento difficile nel terzo set, però non abbiamo mollato mai, come già detto. Abbiamo combattuto fino alla fine e sono molto felice che siamo riusciti a portare questi due punti importanti a casa. Era strano per me venire qua ad avversario e giocare contro praticamente le squadre in cui ho vinto tanto. Per cui, però dopo ho provato a lasciare l'emozione da parte e ringrazio veramente a tutto il pubblico, al Pallatrento, dell'accoglienza, perché ero sorpreso. Per cui niente, grazie di cuore e si va avanti ragazzi.